Bentornati in un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride e buon inizio settimana. Come ogni lunedì ci andiamo a prendere dal Discord ufficiale l'immagine riguardante il calendario degli eventi di questa settimana, eventi che sono i classici, non abbiamo eventi particolari e oltre al calendario, come al solito, abbiamo il banner. Banner che questa settimana sarà sui desideri miracolosi e oltre a Guilla, Narch, Johnny e Faxian, abbiamo un nuovo leggendario, Frank. Il banner in sé per sé fa veramente schifo, perché a parte Willa e Faxian, gli altri due, Narc e Johnny, non mi convincono tantissimo. Forse Narch ancora si potrebbe salvare, però non mi entusiasma questo banner. Bisogna soltanto vedere questo Frank di che fazione sarà e soprattutto quale sarà il suo obiettivo in gioco. Personalmente, ormai lo sapete, io non aprirò, anche perché possiamo dire che dicembre è alle porte. Dicembre vuol dire Natale, Natale vuol dire nuovo limited, per cui io già da adesso inizio ad accumulare gemme e desideri miracolosi in previsione appunto del limited di dicembre, senza scordarci il fatto che per i prossimi 3 giorni ci sarà ancora la possibilità di poter trovare dai desideri miracolosi l'ultimo limited che è stato messo in gioco, ovvero Giselle. Tralasciando per un attimo il discorso degli eventi di questa settimana e del banner, torniamo un attimino indietro di qualche giorno. Sul Discord ufficiale è stata pubblicata un'immagine che racchiude i possibili aggiornamenti che ci saranno a novembre. Ci sarà una nuova meccanica, il sistema di risonanza. Quando i punti di risonanza raggiungono un certo valore, l'eroe entrerà nello stato di risonanza. Quando l'eroe è in questo stato, ottiene dei buff potenti oppure le sue skill vengono migliorate. L'incremento del punto di risonanza si attiva da un compagno di squadra o dalle skill del proprio eroe. Questa terza frase non mi è molto chiara, onestamente. Bisognerà vederla poi in gioco cosa realmente intende. Sempre a novembre verrà aggiunto un nuovo stage in campagna. Benvenuti nel mondo degli unruly fuorilegge. Nuove storie più ricompense. Ci saranno anche dei nuovi equipaggiamenti che si chiameranno Fast Killing Set e Bone Erosion Set. E in più avremo anche una nuova aura, la Heart of Protection Aura. In realtà abbiamo anche un altro set che dovrebbe chiamarsi Firm Wind Set. Ma la ciccia più cicciosa è sicuramente l'introduzione della nuova fazione, gli Unruly Outlaw. Quindi gli Unruly, che non so come verrà tradotto in italiano, fuorilegge. Molto probabilmente quindi nel mese di novembre, se devo ipotizzare o nel weekend del 15 o nel weekend del 29, ci sarà un banner dedicato soltanto a questa nuova fazione, come era già successo in passato per quanto riguarda l'alleanza della Sagacia. Infine, sempre a novembre, avremo un nuovo contenuto, il Demon Conquest. Parole chiavi: cacciare, imprigionare, ricompense. Avremo la possibilità di ottenere un eroe leggendario gratuito e credo sia questo Sotra, che a vederlo esteticamente mi verrebbe da dire che fa parte della nuova fazione. E questo contenuto sarà un contenuto di gilda, perché ci dice: unisciti con i membri della tua gilda a competere per il titolo di miglior cacciatore di boss. Prima di salutarvi, vi lascio a 3 clip che riguardano il reset della città elementale, il reset della Costa Tempesta e l'apertura dei miei desideri eccelsi, visto che lo scorso weekend c'è stato il raddoppio alla leggenda. Detto questo, buona visione e noi ci vediamo al prossimo video.